purtroppo è arrivato tutto in un momento brutto, diciamo, della mia vita. È arrivata subito dopo la perdita di mia nonna, quindi è stato ancora più brutto. Ho avuto tutti i sintomi, quindi non è che sono stato benissimo, asintomatico. Ho avuto febbre alta, mal di gola, tutto e di più. Quindi la prima settimana soprattutto non l'ho passata benissimo. Però diciamo che è stato fortunato, perché molte persone purtroppo per questo virus non ci sono più. Adesso sto cercando di recuperare, diciamo, a pieno ritmo, anche se non sono ancora al 100%, perché mi accorgo che mi ha tolto qualcosa. Però ogni giorno che passa sto recuperando, diciamo, l'energia, l'esplosività, le gambe. E niente, spero di poter essere al 100% il prima possibile. Diciamo di no, ho avuto paura quando mi è salita la febbre a 39,5, che ho cominciato a vedere i mostri e aprivo gli occhi e vedevo ancora i mostri, quindi lì mi sono un po' preoccupato, più che altro perché sapendo che molte persone erano morte, quindi ovviamente poi io penso che finché non se lo prende un parente tuo stretto non realizzi mai quanto sia brutta questa cosa, quindi la gente ovviamente ci scherza se si abbassa la mascherina, però non è una cosa bella, ecco, quindi se posso dire una cosa, cercare di usare le precauzioni, perché non è un gioco, ecco. È buffo da dire, ma la settimana subito dopo il Covid ero carichissimo, non sentivo fatica, ho detto boh, mi sono recuperato alla grande, invece giocando sabato contro la Virtus stavo bene. Poi martedì era avuto un crollo fisico incredibile, proprio non c'ero con la testa mentalmente, fisicamente. Così è stato giovedì, pian piano adesso sta migliorando, però ho avuto veramente un calo fisico che c'era da aspettarselo, perché ripeto, non è un gioco il Covid, non è un'influenza, è una cosa che ti butta giù anche di testa, però sto cercando di recuperare, di far bene per la squadra. Obiettivo, arrivare ai playoff, cercare di dare fastidio alle big. Stiamo recuperando la nostra forma fisica, che è molto importante per il nostro gioco, perché se non sei al 100% fai fatica. Ci stiamo allenando, ovviamente abbiamo avuto queste partite che ci sono un po' ravvicinate, quindi non ci ha permesso di fare allenamenti completi, però adesso che giochiamo domenica, mercoledì, domenica possiamo, diciamo, allenarci un po' di più e sperare di recuperare al meglio. Come detto prima, penso che arrivarci al 100% di energie fisiche e mentali sia l'obiettivo numero uno. Con la nostra difesa poi secondo me la comunicazione diventa importantissima, perché facciamo una difesa diversa dalle altre squadre. La comunicazione ci può aiutare sicuramente, e niente, spero che ci sia questo nelle prossime partite, perché io personalmente mi sento molto più al sicuro quando una persona mi parla da dietro, e questo è quanto. Sicuramente, diciamo che un risultato utile ci serve, una vittoria fa sempre bene, se arrivo anche contro Milano ancora meglio, ma già da oggi dall'allenamento, visto che ci siamo anche a livello di gambe, anche io mi sento molto meglio, e spero di poter essere così anche domani, ecco. Prestiti personali del Banco di Sardegna. TAN 569, TAEG 653, SMILE 100%. Hey, nobody assists like us, choosing the best insurance products and processes.
And you know why? Because we are Double S. Let's go. One, two, three. Double S! Double S Broker. Redefining Insurance.